Ciao a tutti, eccoci qua. Oggi andiamo a preparare insieme delle spezie miste per patate. Io queste spezie le uso quando vado a condire le patate. Ovviamente cercherò di metterne le giuste dosi, perché ne vedete tante, non significa che le andrò a mettere tante abbondanti, ecco. Farò un po' il giusto equilibrio. Allora, vi faccio vedere le mie spezie. Allora, qui intanto è il barattolino dove io andrò a mettere appunto queste spezie miste e sarà il mio aromatizzatore di patate. Allora, io qui ho salvia, origano, rosmarino, paprika dolce e paprika piccante. L'origano non userò questo comprato, ma userò questo qui che ho pulito e ho così, cioè imbottigliato, imbarattolato nello scorso video che ho fatto vedere appunto come pulire un mazzetto di origano, 6 metodi o 5, 6. Ed eccolo qui, userò quindi questo perché viene direttamente dalla Calabria, quindi è più saporito, più profumoso. Questo non commenta. Maggiorana, curry, pepe bianco, pepe nero e sale. Allora, io andrò a mettere qui un cucchiaio abbondante di sale. Il sale perché sarà principalmente quello che darà più appunto sapore al condimento. Ovviamente ricordiamoci è per le patate, quindi metto un cucchiaio pieno pieno di sale. Vi faccio la misura con il cucchiaio, così un cucchiaio raso, come vedete, di pepe nero, metà cucchiaio raso di pepe bianco. Metà cucchiaio di curry, pressa poco, cucchiaio raso, mi raccomando. Maggiorana, io vado a metterne una punta, non tantissima. Quindi così. Stessa cosa con l'origano. Anzi, con l'origano un po' di più perché mi piace, che è bello saporito. Stessa cosa con il rosmarino. Un cucchiaio scarso. Paprika dolce e paprika piccante. Se non avete i bambini, potete abbondare e usare anche solo la paprika piccante. Però nel mio caso, dato che ci sono i bambini, quindi andrò a mettere un pochino di paprika piccante. E quella dolce possiamo anche metterlo un po' di più. Quindi in totale deve essere un cucchiaio. E ovviamente il cucchiaio sempre scarso, mai pieno colmo, cioè proprio raso, ecco. Poi aggiungo anche un po' di salvia. Ovviamente le spezie le potete scegliere voi. Queste sono le mie spezie che io uso sempre quando vado a fare le patate. Di solito uso questi qua e poi vado a fare così, no? Però così è più semplice perché voi avete tutto qui. Vedete? Sempre pronto. Andate a prenderlo, metterlo così. Fine. Quindi questo è il mio aromatizzatore per patate. Fatemi sapere cosa ve ne pare e ci vediamo nel prossimo video. Fatemi sapere se volete qualche ricetta su come cucinare le patate. Quindi eccoci qua. Ho tagliato le mie patate che andrò a fare al forno con un bel pollicino e
vado a mettere abbondante olio d'oliva e il nostro mix di spezie. Così, per il momento vado ad aggiungerne questa quantità, do una bella mescolata, c'è un profumo. Allora, come quantità, per i miei gusti è buono. Adesso lo lascio marinare, prima di metterlo in forno, lo lascio marinare almeno 10 minutini, non di più perché sennò le patate si anneriscono. Un'altra cosa che volevo dirvi, potete anche far riscaldare il forno e poi infornarle, pressappoco il tempo è quello, ecco. Quindi il tempo che si riscalda il forno, 10 minuti, e le potete infornare, 10-15 minuti. Fatemi sapere cosa ve ne pare e vi lascio il risultato finale.